Il piano asfalti del comune di Teramo tocca la centralissima via Stazio. Da ieri sono in corso i lavori per stendere il manto di asfalto nuovo su questa via, proprio a ridosso del centro storico, a ridosso di Piazza Martiri della Libertà e del Teatro Romano. Da quanti anni non si asfaltava questa via? Sicuramente, da quello che mi dicono, 36-37 anni. Inizia, continua il percorso che ci siamo prefissi di ridare un decoro e una sicurezza a tutte le strade cittadine e frazionali, un percorso che va avanti lentamente, però andiamo avanti e da qui a, diciamo, nel futuro continuerà. Via Stazio era fortemente ammalorata. Assolutamente sì, poi è una strada importante, una strada che si ricollega al centro proprio di Teramo. Quindi i cittadini aspettavano da anni questo intervento. Tra l'altro negli ultimi tempi sono state aperte anche diverse attività di ristorazione. Assolutamente, e sollecitavano l'intervento da parte dell'amministrazione comunale. Purtroppo ieri sera durante i lavori c'è stato un episodio che ci ha creato non pochi problemi, una rottura di un tubo dell'acquedotto del Ruzzo, della rete, che ha creato non pochi problemi al lavoro e anche dei ritardi. Però per questa sera il lavoro deve essere ultimato, speriamo bene. Ripeto, noi continuiamo, dobbiamo veramente ridare decoro e sicurezza ai manti stradali della città di Teramo, perché sono tutti ammalorati. E quindi l'impegno continua con mille difficoltà, però andiamo avanti e speriamo veramente piano piano di arrivare dappertutto.